qua di nuovo sulla sua 127 allo slalom del Pollino. Di la verità, ti stai preparando per Luzzi? Sì, siamo venuti a provare la nuova configurazione della macchina nell'autostorico. Ci siamo divertiti, sembra che funziona tutto bene. Perfetto, quindi vuoi ringraziare qualcuno? Ringrazio soprattutto la mia famiglia che mi sta vicino sempre. E naturalmente ci vediamo sabato a Luzzi. In bocca al lupo, ciao! Autostoriche PC 1150, terzo classificato russo annunziato Francesco. Ritorna nell'abitacolo dopo 5 anni. Secondo classificato, sempre su Fiat 127, Crocco Francesco. Vince su 112 Abarth Gianmarco Grandinetti. Come sapete già dall'anno scorso, le autostoriche possono concorrere anche negli slalom. Siamo divertiti. Vi siete divertiti? Da bene, da morire. Grazie. Sempre